In questo episodio, Fox Mulder e Dana Scully indagano su una serie di avvistamenti UFO nell'Oregon. Durante l'indagine, Mulder e Scully vengono avvicinati da un informante misterioso, noto solo come Deep Throat, che fornisce loro informazioni segrete sul governo e sugli avvistamenti di UFO. Deep Throat avverte Mulder di stare attento e di non fidarsi completamente del suo stesso governo. Mentre seguono le sue indicazioni, Mulder e Scully scoprono un complesso militare segreto, dove sembra che siano stati condotti esperimenti su tecnologia aliena e abusi sui diritti umani. Tuttavia, quando cercano di raccogliere prove, vengono intercettati dalle forze di sicurezza del governo. L'episodio esplora temi di segretezza governativa, complotti e il ruolo degli UFO nell'immaginario collettivo. Alla fine, Mulder e Scully riescono a fuggire, ma il mistero intorno agli UFO e alla presenza extraterrestre continua a crescere. Un caloroso saluto a tutti gli amici di Radio S23 e bentornati a Black Mirror. Oggi con noi, come solito, c'è Maurizio Rucco, che salutiamo. Ciao Maurizio. Ciao Andrea. E con noi si è unito anche Marco Radius oggi, che abbiamo l'onore di avere in puntata, visto che tratteremo un argomento abbastanza intrigante e ufologico, non poteva mancare anche Marco. Ciao Marco. Ciao Andrea. L'onore è mio, chiaramente, perché questo format è veramente molto bello, molto interessante, i vostri spunti sono davvero straordinari, secondo me, quindi mi fa veramente piacere, l'onore è tutto mio. Grazie. Bene, a questo punto cominciamo a raccontare la puntata di oggi, che è basata su una serie televisiva storica, e stiamo parlando di X-Files, quindi io ricordo ad esempio i tempi iniziali, quando mandavano le prime puntate di X-Files e io passavo le mie serate, le mie nottate aspettando impaziente che venisse pubblicata questa puntata per vedere che cosa raccontava. Oggigiorno poi magari è ancora più bello rivederlo, perché ne sto approfittando quindi per riguardare alcune puntate, ed è molto curioso poi come si sono sviluppate le tematiche ufologiche proprio rapportate ad X-Files. Oggi tra l'altro parleremo della seconda puntata della prima stagione, quindi chiamata Il Prototipo, ma vorrei fare prima un cappello, quindi dire come l'avete vissuta voi ad esempio il periodo di X-Files. Tu Marco ad esempio, no? Come hai vissuto quel periodo? Più o meno come l'hai vissuto tu, nel senso che chiaramente io all'epoca ero molto più giovane e comunque ero una persona molto curiosa che faceva già ricerca. C'era poco computer all'epoca, quindi insomma non c'erano certo gli smartphone che potessero aiutare nelle ricerche, quindi si immergevano più che altro il naso e gli occhi all'interno di tanti libri, si era un po' sorci da biblioteca, no? A cercare informazioni, a cercare di scoprire cose. No, non c'era tutta quell'informazione anche visiva che abbiamo oggi con YouTube, che insomma ti permette di diventare oggi un internauta, ieri eri un sorcio da biblioteca, insomma questa è un po' la divisione. E chiaramente quando uscirono i primi episodi di X-Files, io rimasi letteralmente basito, perché tutta quell'area cospirativa, no, veniva spiattellata in mainstream e ti veniva passata anche come un qualche cosa in cui credere, perché tu poi chiaramente sei portato, che tu creda o no a queste storie, sei portato a volerti fare, no, in qualche modo per lui, chiaramente per questo Fox Mulder, che cerca in tutti i modi di portare a galla la verità, no? Con tutto il corollario che ha contro. Quindi ecco, è bello aver visto, insomma, realizzato quello che magari è un po' la speranza di tutti, riuscire a convincere gli altri che forse ci sono cose differenti nella vita che andrebbero viste da diversi punti di vista, insomma, no? E questo è un po' quello che mi ha emozionato, ovviamente, per me. X-Files, per me almeno, è stata la serie migliore al mondo. Ancora tuttora, quando lo guardo, vabbè, ti dico la verità, mi emoziona ancora. Alcune puntate mi hanno ancora emozionato, perché io ogni tanto l'avrò rivista tutta almeno 3 volte, ma ogni tanto qualche puntata me la vado a rivisitare, perché chiaramente ci sono degli spunti incredibili. Sì. Tu Maurizio invece cosa ti ricordi della prima volta che hai visto X-Files? Meno emozione di quello che ha descritto Marco, perché io ero stato flashato da Star Trek, Spazio, 1999 e prima ancora UFO. Quindi queste sono quelle che hanno determinato l'impronta, la mia impronta. Quindi quando io ho visto X-Files ci si è spostati
diciamo dalla parte alieni UFO-astronomia anche a qualcosa che aveva a che fare con altri tipi di misteri un pochino più parapsicologici, diciamo così. E quindi, secondo me, a me ha affascinato molto quello. Quindi si trattavano per la prima volta, diciamo, in maniera totale, perché tutto il mondo, secondo me, adesso non so se tutto il mondo stesse seguendo X-Files, però penso che abbia avuto un successo mondiale. Si parlava appunto di temi che non fossero, diciamo, la banalità dell'ufologia, perché ormai era diventata quasi inflazionata, e finalmente si parlava di misteri che erano veramente borderline. Ricordo anche delle puntate piuttosto abrasive, cioè facevano anche quasi paura, ecco, diciamo così. Quindi non l'ho vissuta con quell'intensità, però mi ricordo che all'epoca io e tutte le persone che frequentavo, all'epoca ero appena entrato in una confraternita sufi, dato che tutti eravamo alla ricerca del misterioso, perché quando entri in queste confraternite, in questi gruppi, quello che ti muove è quello. I maschi mi chiamavano Mulder e c'era una ragazza che io chiamavo Scully. Solamente 20 anni prima ci si chiamava Fonzi e tutte quelle cose lì, quindi non è altro che un sistema per accalappiare l'attenzione. Però grazie a Dio c'erano delle tematiche finalmente di ottimo livello. Sì, è proprio a tal proposito, no? La puntata inizia con la presentazione per la prima volta, noi essendo gli albori, no? Di Gola Profonda, quindi questo personaggio misterioso che va da Mulder, proprio all'inizio che stava indagando su alcune scomparse di piloti che erano scomparsi in maniera strana, insomma, hanno avuto dei problemi psicologici, e lui va ad intromettersi subito nella faccenda dicendo di non indagare determinate tematiche, no? Questo è una cosa particolare perché tra l'altro mette di fronte due enti governativi, quindi c'era da una parte l'aeronautica, dall'altra parte l'FBI, che dimostrava comunque che probabilmente c'è qualcosa, almeno per quanto mi riguarda io sono convinto che ovviamente ci siano degli enti sconosciuti che lavorano dietro, no? Quindi che lavorano alle spalle, quindi anche contro gli stessi CCP, solo alcuni possono avere accesso a determinate informazioni. Io penso così, non so, tu ad esempio Marco, cosa ne pensi di questo discorso? Beh, qui potremmo aprire un argomento che mi dovresti dare un paio d'ore di tempo per poterlo un po' descrivere nel migliore dei modi. Quindi, facendo una sintesi, posso dirti che sicuramente esistono, ma ci sono anche comprove di questo. Al di là del fatto che esistano degli enti che effettivamente sono a noi totalmente sconosciuti, che lasciano chiaramente, che sono al di fuori completamente di quella che può essere l'opinione pubblica. Io resto dell'idea che comunque ci sono anche quegli enti governativi che noi conosciamo benissimo, che sono appunto la CIA, l'FBI, eccetera, eccetera, e questo ne abbiamo riprova anche di tanti progetti, tante sperimentazioni che hanno fatto e che poi hanno divulgato soltanto successivamente perché costretti magari a divulgarli, visto la pressione dell'opinione pubblica. Uno su tutti, insomma, l'MK Ultra, che tra l'altro rientra proprio in questa puntata perché sappiamo benissimo quello che è successo poi anche a Mulder, no? A fine episodio, come è stato, diciamo così, lavorato, se vogliamo metterla in questo modo, e qui chiaramente si fa un po' un refresh, ci fa un refresh mentale di quello che effettivamente era poi l'MK Ultra. Quindi sicuramente c'è la storia dei famosi Men in Black, no? Gli uomini in nero, di cui hanno fatto dei film che chiaramente servono. Perché io ho anche questa paura spesso e volentieri, no? Spesso e volentieri il cinema porta alcune informazioni alle persone, e questo a me piace, ma spesso e volentieri le persone che leggono magari alcune informazioni dopo aver visto il film, le prendono chiaramente con scherno, perché giustamente, vabbè, ma queste sono informazioni che hai preso perché hai visto i Men in Black al cinema, o perché hai visto magari Visitors, no? O magari perché hai visto X-Files. Quindi, sai, è anche un modo, quello del cinema, quello della televisione, di rendere tutto quanto molto opaco. Quindi bisogna fare anche molta attenzione, nel senso che in una puntata importante come la seconda puntata, appunto il prototipo di X-File, noi abbiamo avuto una serie di informazioni che
chi insomma era già dentro all'argomento ha sicuramente rinfrescato, ricordato, anzi gli ha dato spunti per approfondire determinate tematiche. Ma chi lo ha visto, provate a immaginare vederlo oggi, non una puntata come quella, è una delle tante puntate che si prendono schermo del complottismo, delle cose, no? Ed è sempre gli stessi, guarda caso, lui fa fatto di quella forma, eccetera, eccetera. All'epoca, quando neanche si sapeva che cos'era il TR3B, insomma, vedere quell'oggettino era qualcosa di veramente per noi che magari eravamo già dentro all'argomento, no? E ci faceva saltare sulla poltrona, guarda, guarda che cosa stanno facendo vedere, no? Però bisogna fare molta attenzione perché il rischio è che poi queste programmazioni televisive, i famosi film, rendano tutto una leggenda metropolitana alla fine, no? Rendano tutto molto più leggero e quindi difficile da credere, quando magari invece sotto ci sono dei fondamenti di verità che andrebbero invece, secondo me, approfonditi ampiamente. Sì, a tal proposito, infatti, volevo dopo vi faccio vedere alcune immagini che ho tenuto, che ho voluto prendere, alcune fotografie che proprio riguardano un po', delle similitudini della puntata. Ad esempio, il famoso, appunto, l'hai detto te, il TR3B, che viene presentato prima inizialmente dentro questo bar, no? Questa birreria dove loro vanno a indagare. Ci sono queste fotografie di sfondo, tra cui c'è proprio questo oggetto no volante. Ecco, quindi mette innanzitutto in luce che ci sono sì gli UFO, ma ovviamente non dobbiamo mai dimenticarci che a volte nei cieli viaggiano anche dei mezzi sperimentali come quelli. Secondo te sono più gli UFO o più i mezzi sperimentali in questo caso? Questa vale anche per Maurizio, come domanda. Non so. Prego, Maurizio. Ho già detto in una puntata precedente, secondo me i mezzi militari o paramilitari sono la stragrande maggioranza. Questa è la mia idea. Secondo me dai tempi del nazismo in poi abbiamo la praticamente certezza che in cielo voli di tutto. E tutti questi discorsi di retroingegneria, quando c'è il fumo, un po' di arrosto da qualche parte che brucia, c'è. Però preferisco far parlare Marco che più. Vai, Marco. Ma no, non posso altro che condividere quello che hai appena detto, perché a mio avviso è proprio così. A mio avviso c'è una retroingegneria che è stata sviluppata, sai, qui si parla del famoso 1947, da Roswell in poi, no? In realtà poi ci sono state altre situazioni, ricordiamoci anche l'UFO di Mussolini, stiamo parlando del 1933, quindi giustamente tu quando parli della Seconda Guerra Mondiale era quello poi il periodo. Questo disco volante che sarebbe poi caduto in provincia di Varese, che sarebbe stato, secondo alcune fonti, portato negli Stati Uniti, secondo altre portato proprio in Germania, e da lì insomma svilupparono tante tecnologie, la famosa campana, eccetera, eccetera. Le Glock. C'è da dire che, a mio avviso, molte cose, e questo lo condivido appieno con te, molte cose che vediamo noi in cielo sono effettivamente tecnologie nostre, magari sviluppate con una retroingegneria. Quindi insomma una tecnologia molto più avanzata della nostra. E su questa c'è tutta una letteratura che andrebbe anche vista, cioè che andrebbe anche da Dugan a tanti altri che hanno chiaramente raccontato, stiamo parlando di personaggi da Philip Corso, cioè stiamo parlando veramente di personaggi di altissimo livello, che sono stati all'interno di strutture di altissimo livello e che hanno confermato più e più volte situazioni come queste. Quindi sinceramente, sicuramente saremo anche solcati, i nostri cieli saranno anche solcati da strutture che non sono proprio terrestri, che magari possano essere intraterrestri, interdimensionali, extraterrestri. Questo chiaramente non lo sapremo finché non si paleseranno, però sono straconvinto che una buona maggioranza di ciò che vediamo in cielo in realtà sia proprio frutto delle nostre capacità. Insomma, se si parla di quello che vide Gary McKinnon quando violò chiaramente i famosi computer della NASA e del Pentagono, se si parla del Solar Worden che dovrebbe essere in circolazione nel nostro sistema solare dal 2004, insomma, ricordiamoci anche i discorsi che fece l'antico presidente degli Stati Uniti, il famoso attore, quando disse appunto se ci fosse un attacco alieno noi oggi vedremmo un mondo unito, e fu lui insomma poi aprire
il discorso che c'era bisogno di questo famoso scudo spaziale. Insomma, tutta questa operazione è un po' partita negli anni 80, nel 2004 poi si sarebbe sviluppata. Quindi, secondo me, bisogna veramente avere molta attenzione in ciò che vediamo. Ovvio, noi vediamo un triangolo silenziosissimo che ci viaggia magari a velocità ipersonica e ci passa davanti. Noi non possiamo sapere da dove viene. Possiamo sapere che probabilmente non è una tecnologia del tutto terrestre, ma secondo me siamo anche su un terreno minato quando parliamo esclusivamente di un qualche cosa che viene da qualche altra parte. Quindi bisognerà sempre camminare un po' sulle punte quando parliamo di queste cose. Su questo sono d'accordo con te proprio, Maurizio. Mi sostituisco ad Andrea perché volevo chiedere a te, Marco, una cosa. Il fatto che ci siano dei filmati che pare che siano oggettivamente non fake, perché sono stati presi magari da militari, quindi magari da biogetti che erano, e vengano inquadrati determinati oggetti volanti che hanno delle capacità di spostarsi a una velocità che sembra quasi la velocità della luce, inchiodandosi di colpo e ripartendo a velocità semi-infinite, perché è una cosa quasi non comprensibile, implicherebbe non tanto il fatto che ci sia una retroingegneria, eccetera, ma secondo me implicherebbe anche un'altra fisica, perché la fisica che noi conosciamo impedirebbe che qualsiasi essere all'interno a pilotare codesto oggetto verrebbe sfondato dall'accelerazione di gravità, eccetera. Quindi ci sono due possibilità. No, io direi che ce n'è una sola, che c'è una fisica che noi non conosciamo. Che poi l'abbiano esseri che non appartengono a questo pianeta o che li abbiano i militari, boh, però quella fisica che noi conosciamo non permette tutto ciò. Quindi ti sei mai chiesto questo? Come ti rispondi? Sì, anche su questo mi trovi pienamente d'accordo. Effettivamente, secondo me, c'è una fisica che non è che non conosciamo, che forse conosciamo soltanto in parte e chiaramente non è rivelata all'opinione pubblica per X motivi. Certo è che quando ci sono dichiarazioni da parte, e qui stiamo parlando proprio delle famose rivelazioni che fecero i militari della Nimitz, no? Quando furono sorvolati dai famosi tic-tac, che ripresero anche, di cui parlarono anche i piloti, e ci fu più di un testimone che parlò di un oggetto che passò da 30.000 piedi, mi sembra 2.000 piedi, nell'arco di un secondo. Insomma, già questo ci dimostra che ci sarebbe una pressione tale che non solo stritolerebbe un qualsiasi essere vivente, ma anche da un punto di vista di meccanica, cioè sopportare quel tipo di pressione da un punto di vista meccanico diventa veramente complesso. Quindi probabilmente loro hanno la possibilità di creare con una nuova fisica, come dici tu, secondo me, una specie di bolla che elimina tutte quelle che sono le leggi fisiche che invece a noi ci appartengono. Elimina la gravità, elimina tante di quelle cose, gli permette in qualche modo di scivolarci sopra, perché altrimenti quel tipo di pressione non sarebbe sopportabile. Ora, chiaramente, quando parliamo del famoso tic-tac visto dalla Nimitz, ho visto in tante altre situazioni, insomma, quando c'è stato anche il congresso negli Stati Uniti che raccontarono queste storie e quant'altro. C'è anche da riflettere su un fattore specifico. È chiaro che se sono i militari stessi che denunciano queste cose, bisogna anche capire perché lo hanno fatto, qual era il periodo storico. Siamo certi che stiamo parlando di un oggetto che effettivamente fosse davvero venuto da chissà dove? O magari è stato messo lì, appositamente per creare come dire, una confusione, perché poi noi viviamo in questa confusione costante e continua, perché poi sappiamo che l'ultimo rapporto che ci ha portato proprio il Pentagono, di 64 paginette, dice che praticamente non abbiamo nessuna prova di vita extraterrestre, e anche quello che hanno visto, anche quello che ha riportato la Marina, tutto sommato possono essere cose naturali di cui non siamo a conoscenza. Quindi, insomma, ritorniamo sempre lì, no? Bisogna sempre fare molta attenzione. Io quando c'era quel periodo là che tutti si esaltavano e dicevano: ah, finalmente ecco, siamo a un passo dalla rivelazione, vedrete che a breve. Io continuavo a dire: ragazzi, attenzione, perché temo proprio che ci stanno
Questo è un sistema di distrazione di massa, no? Ci stanno facendo guardare da qualche parte perché nel frattempo devono fare altre cose che noi non dobbiamo vedere. Quindi, sai, sono cose talmente intricate, sinceramente, che è molto difficile riuscire a capire. Però devo dire che effettivamente quando vedo oggetti fare qualcosa che per noi è totalmente illogico, impossibile, impensabile, e ci deve essere per forza in gioco una fisica che noi o non conosciamo, e allora a quel punto dobbiamo pensare che ciò che abbiamo visto è qualcosa che viene da altrove, oppure se conosciamo, conosciamo a livello sperimentale, viene tenuta chiaramente in un ambiente che possa essere scientifico-militare di un certo settore per averne dei vantaggi personali, e non viene divulgata, perché se venisse divulgata poi ne potrebbero approfittare tutti quanti, e magari stiano incominciando a sperimentare questa nuova fisica. Che poi noi sappiamo, no, come funziona il mondo militare, tecnologicamente probabilmente è a 30 o a 40 anni avanti a noi. A noi ci vendono la tecnologia di 40 anni fa perché sia per un discorso economico, sia per un discorso di avere sempre un quid di superiorità, no, che gli serve appunto per gestire determinate situazioni. Quindi sì, sono convinto che esista una fisica di cui noi ancora non siamo al corrente. Se la conoscono del tutto o solo in parte, questo non te lo so dire. Certo è che se quello che hanno visto lì sopra fossero oggetti sperimentali nostri, e beh, insomma, c'è da pensare che effettivamente esiste una tecnologia che per noi è totalmente inimmaginabile. Noi oggi ci stupiamo davanti a una visione di un'immagine a 8D, no? Che esce fuori, che sembra essere viva. In realtà magari quelle cose sono state progettate 50 anni fa e oggi chissà a che punto stanno. C'era un mio amico che mi diceva sempre amichevolmente: ti fai tanti problemi, chissà quanti e quali cazzi stanno studiando oggi che tu neanche immagini, perché non arrivi neanche con l'immaginazione a pensarli. Ed effettivamente, secondo me, aveva perfettamente ragione. Supponendo che quello che ha detto Marco sia la realtà, ossia che è stato fatto tutto per gettare fumo negli occhi e per attirare l'attenzione in una direzione affinché loro potessero agire nell'altra, che cosa stanno coprendo? Marco? Sì, beh, che posso dire? Posso dire semplicemente che a mio avviso, insomma, ci sono delle cose di cui noi non avremo mai conoscenza, o magari ne avremo conoscenza soltanto fra 40 anni. Certo è che stiamo vivendo un periodo storico in cui, secondo me, un periodo storico straordinario da vivere, perché comunque sia, poche volte nella storia ci si è poco annoiati come in questo periodo, secondo me. No? Diciamo che dal 2000 in poi ne sono successe tante tali che, sinceramente, o si pensa a due cose, o siamo un popolo, una popolazione, quella mondiale, totalmente sfigata, soprattutto quella occidentale, perché ne arriva una appresso all'altra, oppure c'è una serie di situazioni che, secondo me, servono anche per sperimentare, per testare, no? Se voi pensate a tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni, a partire dalle Torri Gemelle fino ad arrivare all'ultimo periodo di 3 anni, no? Che abbiamo vissuto in maniera particolare, fino a queste ultime due guerre. E in mezzo a questo, cioè a me, io quello che a me ha insospettito tanto, sinceramente, Maurizio, è stato il fatto che certe dichiarazioni sono state fatte dalla Marina militare e poi confermate 15 giorni dopo dal Pentagono, quando tutto il mondo occidentale era sotto lockdown, quando tutto il mondo occidentale era attaccato alla TV per sapere come andavano le cose, per capire se potevano andare a lavorare il giorno dopo, come si dovevano mettere, che cosa dovevano indossare, come potevano superare certe cose. Perché rivelarle proprio in un momento come quello? Dove hai la massima attenzione? Perché cercavi la massima attenzione con un argomento che sicuramente, no, è di interesse pubblico, perché è ovvio. Poi esplose su tutti i giornali, i telegiornali, no, questa cosa, so, ci fu il congresso, ci fu tutto. Anche il congresso di per sé. Io non posso pensare che ci sia una fetta di governo che cerca di mettere sotto pressione altre fette governative, perché comunque quando parliamo di NASA, quando parliamo di Marina Militare, stiamo parlando comunque di strutture governative che si contrappongono fra di loro per ottenere informazioni. A me è sembrato un grande teatro. Questo grande teatro era chiaramente per
in qualche modo attrarre la nostra attenzione. Io questo lo ripetevo anche all'epoca quando succedevano queste cose. Fate attenzione perché non è detto che quello che stanno dicendo sia realmente quello che hanno intenzione di dire. Molto probabilmente è qualcosa che serve per. Cosa stanno nascondendo? Questa è una bellissima domanda. Probabilmente, Maurizio, lo sapremo fra 10-15 anni, quello che hanno Ma non ti sei nascosto. fatto un'idea? Non ti sei fatto una tua idea? Qualche idea me la sono fatta, qualche idea me la sono fatta, anche perché ho visto, insomma, successivamente accadere delle cose che sicuramente mi hanno fatto un po' saltare la mosca al naso, se così possiamo dire. Però, sinceramente, ancora dire oggi che ho delle certezze? No, sinceramente no. Qualche idea me la sono fatta e mi sono fatto anche una mezza idea che stiamo un po' sotto una fase di test, no? È come se stessero cercando di testare l'umanità per vedere fino a che punto possa essere manipolata in qualche modo. Quindi la paura, quindi i famosi 3 anni vissuti in quelle condizioni, no? Hanno testato quanta gente resisteva e quanta gente invece cedeva immediatamente, quanto ha ceduto dopo un po', per comprendere anche determinati limiti. Ecco, potrebbe essere stato un grande test anche questo della divulgazione, della famosa disclosure, come la chiamano loro, no? Perché? Perché chiaramente dovevano vedere quanta gente sarebbe stata portata a credere, no? Che quanta gente no, perché se c'è una massa enorme che non critica, ma accetta di sana pianta tutto ciò che gli viene fornito dal mainstream, è chiaro che a quel punto loro hanno carta bianca. E con quella carta bianca possono fare ciò che vogliono. Ricordiamoci il famoso progetto, no? NASA, ONU, che appunto ci parlava nel 93, no? Il famoso Serge Monastica, che ci perse anche chiaramente la vita per divulgarla questa cosa, dove appunto si parlava di un eventuale attacco alieno falso, che avrebbe creato anche danni, morti, eccetera, eccetera. In realtà eravamo sempre noi, e un paese che avrebbe stravinto anche con tecnologie molto più deboli in confronto al nemico, però avrebbe comunque vinto alla Independence Day, tanto per dirne una, e sarebbe riuscito chiaramente a sconfiggere l'alieno cattivo che voleva invadere la Terra. Ora provate a immaginare in una situazione del genere, se succedesse davvero, provate a immaginare un attacco, mi viene così, a Los Angeles, no? Certo, non mi viene così per caso. Che distrugge mezza Los Angeles, però poi vengono cacciati via grazie al fatto che questa forza militare americana è riuscita a difendersi, a fare barriera. Beh, come non potremmo non consegnargli le chiavi del mondo a questa gente che ci ha salvato la vita dall'invasore cattivo, no? E a quel punto quel famoso governo unico mondiale sarebbe da lì a un passo. Quindi su queste cose bisogna fare molta, molta attenzione. Ecco perché dico, andiamoci sempre col freno a mano che possiamo tirare al momento giusto, insomma. Tornando al TR3B, no? Adesso vi faccio vedere una piccola sequenza di un filmato e poi di alcune fotografie. Poi dopo ne parliamo. Thank you.
Lascia a voi la parola, visto che le foto le ho messe io, quindi lascia a voi dire i vostri commenti. No, io lascio i commenti a Marco perché proprio non è pane per i miei denti, quindi sono proprio curioso di sentire lui, ho anche una domanda in cantiere dopo. Beh, di questi video, insomma, voglio dire, ne abbiamo visti talmente tanti. Quello che ci hai fatto vedere tu e soprattutto le immagini che ci hai fatto vedere tu, che secondo me sono molto interessanti, che riprendono tra l'altro due differenti tipologie di TR3B, no? Sì, c'è il C'è il TR3B TR3B proprio. tradizionale e poi c'è l'Astra, che è quello un po' Esatto. più, l'ultimo che abbiamo visto, mi sembra, se non erro, le ultime immagini che abbiamo visto. Ed è stato veramente interessante vederlo perché chiaramente è un qualche cosa che io mi sono visto riproposto in tante immagini, mi hanno inviato tantissime fotografie di questi triangolari. Tra l'altro ne ho visti anche io un paio proprio 3 mesi fa circa in Liguria. Ne ho visti due, insomma, andare ad alta velocità e poi sparire completamente dalla mia vista, anche se molto in alto. Quello che vedevo era distinguevo soltanto queste forme triangolari bianche che volavano ad altissima velocità. Che ti devo dire? Questo è per me il limite in cui noi dobbiamo veramente discernere, se ci riusciamo, fare discernimento e cercare di comprendere di che cosa stiamo realmente vedendo. Quando io vedo questi oggetti qui, a me viene molto istintivo, sarà per risonanza, non so che dirti, però a me viene proprio istintivo pensare ad oggetti espressamente sperimentali nostri. Anche perché la stessa cosa, ad esempio, ti posso dire che in alcuni casi, secondo me, quando si parla del famoso UFO tubolare, che in genere sono molto grandi, no? Si chiamano anche astronavi madri, da cui guarda caso spesso escono questi triangolari, anche in questo caso qui, almeno in alcuni casi, a me viene in risonanza, vuoi tra come vuoi, insomma, l'idea che siano più oggetti terrestri che extraterrestri, poi magari sviluppati, come ho detto prima, anche con tecnologia, con retroingegneria, quindi con tecnologia magari aliena, non dico di no. Insomma, di UFO Crash ce l'hanno fatte vedere di tutti i colori, no? Se noi pensiamo a Clifford Stone, a quello che ci ha raccontato, potremmo farci una puntata a parte. Quindi ecco, quando vedo questi oggetti, per me resta molto difficile pensare a qualche cosa che venga da qualche altrove. Sono molto, molto convinto che siano oggetti nostri. Sì, beh, guarda, io adesso la penso uguale, quindi sono molto concorde, specialmente su queste tipologie qua. Ovviamente dimostrano specialmente, appunto, abbiamo visto il TR3B Astra, che effettivamente è molto simile ad alcune raffigurazioni. Queste foto, tra l'altro, sono sempre della Valmalenco, quindi vengono comunque da quelle foto, quella sequenza lì è stata fatta a Sondrio. Quindi è particolare il fatto che in effetti, guarda caso, ci sono delle basi tipo Aviano che lì potrebbero sperimentare di tutti, in effetti, perché ci sono delle zone di Aviano che non sono accessibili. Tornando a un discorso un po' particolare, no? Ovviamente quando fanno vedere ad esempio questi oggetti, tipo questo oggetto qua, si è visto, è stato fotografato. Quindi c'è una sequenza che dimostra che questo oggetto stava volando sopra Sondrio. Da lì vengono applicate delle tecniche di cover-up, inevitabilmente, perché ecco perché poi dopo ti ritrovi dentro X-File e ti ritrovi, quindi c'è una sorta di copertura. Diciamo che mentre magari ai tempi di Roswell e anche prima si tendeva a censurare, quindi il cover-up era basato sulla censura vera e propria, adesso hanno capito che magari non funziona tanto bene quella tecnica perché gli sono scappate poi informazioni, guarda quello che è successo Bob Lazar e quindi hanno poi modificato negli anni e hanno portato in direzioni tipo o cercare di ridicolizzare la situazione o rovinare i cosiddetti testimoni, quelli che effettivamente a un certo punto si mettono a raccontare. Io ho parlato di Bob Lazar, ma tornando alla Valmalenco, visto che ne avevamo parlato, il comandante Alessandro Di Roio, come avete visto, insomma, ne hanno fatte di cotte e di crude. Ed è curioso, poi dopo ne affronteremo poi anche dopo, dove
lui comunque ha dovuto passare un periodo dove l'hanno obbligato a prendere psicofarmaci e quant'altro, proprio per, scusatemi, proprio per rintronarlo, cioè proprio per cercare di confondergli l'idea ancora di più. Queste tecniche, secondo voi, sono frutto di studi che risalgono dagli anni 70, 60? O sono cose che magari sono nate in questi periodi? Vai Marco. Ma guarda, dagli studi che almeno ho fatto io sono molto antecedenti agli anni 70, nel senso che ricordiamoci quello che fu la transumanza che ci fu proprio dopo la seconda guerra mondiale di tutti gli scienziati che dalla Germania si trasferirono in parte, in una gran parte negli Stati Uniti e in parte anche in Unione Sovietica, no? Dove gli è stato dato praticamente un out-out, cioè se volete continuare a vivere e approfondire i vostri studi lo fate da noi o altrimenti, cioè, no? Caput. Quindi è stato un po' questo, tant'è vero che poi, voglio dire, abbiamo avuto, voi sapete, dei nomi abbastanza importanti che hanno anche gestito la NASA e quant'altro, ed erano, venivano tutti da quel tipo di esperienza lì, dalla Germania. Quindi, se noi consideriamo ad esempio gli studi che sono stati fatti sul cervello e sulle capacità di, proprio per ritornare alla puntata, no, di cui abbiamo, con cui abbiamo aperto, la capacità che avevano appunto di in qualche modo incidere sulla memoria, anche sulla memoria recente, cioè scegliere quale parte della memoria eliminare, beh, insomma, su questo ci sono una marea di progetti che sono stati creati dagli anni 40, 50, 60. Poi dicono che sono stati fermati, ma in realtà è stato semplicemente cambiato il nome al progetto, si sono sviluppati in altri progetti. Se noi pensiamo ad esempio al progetto Montauk, che è un progetto che se fosse confermato sarebbe qualcosa di veramente fuori da ogni norma, lì è stato fatto, sono stati fatti proprio degli approfondimenti su come gestire la mente umana e come portarlo a fare ciò che desideriamo o pensare ciò che desideriamo, oltre a tanti altri esperimenti che erano stati fatti. Che è poi una naturale conseguenza del Philadelphia Experiment, di tanti altri settori. Perché insomma, voglio dire, no? Noi abbiamo l'MK Ultra, ci sono una serie di progetti che poi sono stati anche portati, come dicevo prima, all'opinione pubblica, che a mio avviso andrebbero approfonditi, perché chiaramente, per quello che ne so io, all'opinione pubblica arriva sempre la punta dell'iceberg. In realtà non ci arriva mai un'informazione completa su quelle che possono essere state le sperimentazioni, no? Perché, voglio dire, è chiaro che se già negli anni 60, se noi pensiamo, vi faccio un esempio, a quello che è successo sul monte Hays in Alaska, dove la CIA prende delle persone che hanno la capacità di avere visione remota, guardano all'interno della montagna, ci trovo perché chiaramente quella montagna aveva delle particolarità magnetiche inimmaginabili, cioè persino quando ci passavano sopra i satelliti venivano disturbati in quella zona lì. Ci hanno portato queste persone che hanno la capacità di avere visione remota, che ci vedono all'interno della montagna una struttura artificiale. Entrano nella struttura artificiale. Chi sta all'interno della struttura artificiale si accorge di loro e li invita addirittura ad osservare quello che stanno facendo. Cioè, quando noi pensiamo a queste cose, o quando pensiamo alla visione remota con cui è stata sfruttata da parte della CIA per sapere alcune cose che ci sono su Marte, che poi sono state verificate dai nostri satelliti successivamente, cioè noi capiamo effettivamente che balzo è stato fatto, da un punto di vista di studi solamente, proprio da queste strutture governative, che chiaramente l'hanno tenuto per sé, chiaramente facendo anche dei danni a volte irreversibili con le persone, perché hanno fatti tanti di danni irreversibili. Però ci sono queste strutture, ci sono tante strutture sotterranee dove si studiano queste cose. Quindi, non mi viene tanto da pensare che tutto questo provenga da una retroingegneria oppure da una capacità che hanno appreso da altre entità che possano essere extraterrestri o extradimensionali. Mi viene più da pensare che questi siano stati studi effettuati dall'uomo, partendo proprio dagli studi fatti dai tedeschi, che hanno incominciato a fare questo tipo di studi senza avere nessuna remora, no? Nei confronti di determinate persone, per arrivare a determinati risultati. E questi studi sono stati poi proseguiti negli Stati Uniti, in parte in Russia, proprio dalle stesse persone che poi hanno,
in qualche modo divulgato le loro conoscenze ad altri, le hanno condivise e poi sono stati av portati avanti questi progetti fino ad arrivare ad oggi, che sinceramente chissà a che punto sono arrivati diciamo così, le loro capacità nella gestione di un cervello umano, è sinceramente diventa un po' difficile. Se pensiamo a von Neumann, quando si parla del progetto Montauk, e lui collegava la mente umana ad un computer, e stiamo parlando dell'83, 1983, quindi qualche annetto fa, e riusciva ad ottenere dei risultati straordinari. Poi, sai, è un'area talmente inflazionata da mille cose che non sai mai quanto c'è di vero e quanto c'è di falso, quanto c'è di volutamente falso e quanto c'è di magari così da scremare per riuscire ad arrivare ad un barlume di verità, no? Come in tutte le cose, perché tu sai benissimo che questi enti governativi non gestiscono soltanto l'informazione, ma gestiscono anche l'informazione alternativa, che spesso e volentieri, no? È alimentata con delle informazioni errate per poi dirti, vedi, hai detto una castroneria perché ti dimostro che non è vero, no? E in quel modo ti cancellano, perché ovviamente se fai una gaffa del genere e affondi su un certo terreno pensando di avere trovato la chiave che possa finalmente farti dire ho trovato la soluzione a questo problema, so che è vero perché ho la prova, e poi quella prova te la smontano, e beh, immagina tu quello che è tutto il tuo lavoro come ti si disintegra davanti ai tuoi occhi, no? Quindi è un terreno minato, cioè noi quando facciamo ricerca in territorio nemico, quindi è molto, molto difficile o molto facile poi saltare sopra una mina. Ecco perché dico fare sempre un passo alla volta, molto lentamente, con molta attenzione. Sì. Tu Maurizio, volevi aggiungere qualcosa? Ah, io prima di tornare alla puntata di X-Files, che mi sa che stasera viene lunga, quindi bene per tutti quanti, mi è venuta l'ennesima domanda per Marco, che è questa. Allora, sembra quasi che, parlando anche con le persone che conosco, tutti quanti suppongano che esistano fondamentalmente due o tre elementi dominanti sul pianeta, ossia gli Stati Uniti in contrapposizione alla Russia, oppure c'è qualcuno che si mette dentro anche con la Cina. Comunque sembrano che sono due o tre. Ma per la mia visione ci sono dei fatti che secondo me fanno stridere tutto ciò. Ne dico uno solo, ma ce ne sono altri, che è quello che accade per esempio in Antartide, dove sono tutti lì vicini e nessuno si sfiora, si tocca, interferisce. E qui sorge la domanda, prima Marco e poi Andrea. Secondo te, Marco, se questi qua non si toccano in determinate situazioni, è evidente che quelli che coordinano tutto, che hai chiamato prima enti governativi o non governativi, abbiano comunque una centrale di comando. Quindi, se supponiamo che questi non siano spiritualmente così elevati proprio perché tendono a dominare, è normale pensare a una struttura piramidale e se c'è una piramide c'è un centro che emana comandi. Chi sono? Chi è il centro della piramide, la punta della piramide? Marco. Allora, questa è una bellissima domanda, anche perché mi dà la possibilità di dire esattamente ciò che penso su questa cosa e che penso incontri anche il tuo pensiero. Quando io parlo della suddivisione degli scienziati tedeschi che si sono un po' divisi, no? Magari non proprio in maniera equa, però insomma un po' sono andati a Occidente e un po' sono andati ad Oriente. Io non intendo dire che questi erano due gruppi contrapposti, io purtroppo non sono mai riuscito a vedere delle reali contrapposizioni. Anche nel mondo attuale, anche in quello che io sto vedendo adesso, in cui sembra che ci sia una forte contrapposizione fra, sappiamo benissimo chi, no? Stiamo Sì. parlando della Russia e degli Stati Uniti, sembra di essere tornati ai tempi della guerra fredda. Io non la vedo questa forte contrapposizione, signori. Io ho tanto l'idea che ci siano dei poteri trasversali che hanno il vero potere, ok? E che non sono certo i governi che passano, perché i signori, i governi purtroppo passano, il governo statunitense passa come passa il presidente degli Stati Uniti, come passa il presidente della Russia. Ci deve essere comunque un qualcuno che gestisce tutto questo, un gruppo chiaramente che gestisce tutto questo.
quello che io chiamo appunto i poteri trasversali, che fanno in modo di farci vivere a noi in una dualità. O meglio, noi ci troviamo a patteggiare o per una parte o per l'altra. Noi siamo della Roma o della Lazio o del Milan o dell'Inter o della Russia o degli Stati Uniti. Noi siamo di destra o di sinistra. C'è sempre un alimentare, una dualità che è fondamentale per loro. Perché? Perché questo crea una contrapposizione orizzontale, che è la loro, come dire, è proprio il loro scopo. Perché se disgraziatamente noi avessimo un pochino più di consapevolezza, sarebbe automatico che questa contrapposizione da orizzontale divenisse verticale. E se diviene verticale, significa che l'intera base della piramide, che siamo noi, quelli che tutti i giorni lavorano per arrivare a fine mese, ecco, se tutta questa massa incominciasse a fare una contrapposizione verticale verso l'alto, beh, se la vedrebbero un po' malino, ok? Quindi è chiaro che loro continuano ad alimentare una dualità in ogni cosa, in ogni situazione, anche nell'ufologia. Perché? Perché questo ci permette a noi di tirarci le pietre tra di noi fra chi crede in una cosa e chi crede nella cosa opposta, mentre loro continuano da un balcone in alto a guardarci e a sorridere delle nostre contrapposizioni, da loro perfettamente create. Quando noi parliamo di una guerra fra oggi, abbiamo un conflitto che conosciamo benissimo tutti, dove si vedono Stati Uniti e Russia che sono letteralmente contrapposti. Uno sta armando un paese, l'altro lo sta cercando di, io non mi sento di dire conquistarlo, no? Sta cercando di accumulare un territorio che gli possa permettere una certa tranquillità e avere una zona franca, diciamo così, un cuscinetto, chiamiamolo così, no? Quando mi dicono, beh, è chiaro che ormai non sanno più come mettersi nell'Occidente, l'Europa, gli Stati Uniti, eccetera, perché è chiaro che la Russia sta vincendo. Io invece ho la netta idea che stiano vincendo tutti e due, perché la Russia sicuramente si è creata quel cuscinetto e ha dimostrato una forza senza pari, ok? Con tutto l'Occidente contro. Ma dall'altra parte gli Stati Uniti hanno ottenuto esattamente quello che volevano. Cioè, che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto un'Europa che si è di nuovo resa colonia, che ha perso un potere economico enorme, a cui hanno tagliato completamente tutti i collegamenti, compreso quello dello Stream 1 e 2, se ben vi ricordate, che iniziava a creare un collegamento serio anche da un punto di vista commerciale, di discussione tra Russia ed Europa, e questo era inaccettabile. Quindi questo conflitto poi ha portato due vincitori, non uno. Ecco perché credo che ci siano dei poteri trasversali che gestiscono tutto. Ecco perché credo che quando noi parliamo di Antartide, proprio tornando alla tua domanda, noi stiamo parlando di un territorio franco, perché forse è proprio lì che si decidono determinate cose. E chi sta in cima a questa piramide, più passa il tempo e più mi convinco che non abbiamo proprio la certezza che siano poteri trasversali intesi come li pensiamo noi, cioè BlackRock, Vanguard, State Street, no? Ma che ci sia ancora qualcuno al di sopra di questi che molto probabilmente, forse, dico forse, ha poco di terrestre. E non parlo di extraterrestri, eh? Andrea? Ma guarda, io sull'Antartide ho i miei pensieri, nel senso che avevo fatto anche all'epoca delle ricerche, quindi ad esempio c'era il discorso dell'Arca dell'Alleanza, che ha fatto tutto un giro un po' particolare, adesso non mi sfugge esattamente, l'Arca di Gabriele, non l'Arca dell'Alleanza esattamente. E casualmente è finita in Antartide. E mi ricordo perché durante quelle ricerche che avevo fatto avevamo scoperto che, combinazione, sarà un caso, c'era il Papa che si è ritrovato a Cuba e all'aeroporto di Cuba si è incontrato con il Papa ortodosso. Cosa che non accadeva, non so, se non ricordo male, da 1000 anni, quindi ci sono delle particolarità. Fatto sta che loro due si incontrano, adesso
ufficialmente si incontravano proprio per riallacciare i rapporti dopo tanto tempo. Diciamo le vie trasversali, quelle che potremmo definire un po' complottiste, come mi piace essere ogni tanto, si parlava appunto di questo manuale per poter gestire l'arca di Gabriele. E guarda caso, il Papa Ortodosso, dopo essere stato a Cuba, è andato in Antartide a trovare una chiesa di fedeli che erano un gruppetto di 30 fedeli, però questo è partito ed è andato in Antartide a trovare loro. E il Papa, che si trovava in Venezuela in quel periodo, per 3 giorni si è dato latitante. Hanno detto che stava male, quindi non poteva partecipare alle cerimonie che avevano organizzate, quindi si è dato latitante. Casualmente, è stato poi segnalato, non mi ricordo se addirittura c'erano stati dei terremoti proprio in Antartide, proprio in quei giorni lì. Questo perché Non proprio in Antartide, cioè quando andò Kirill, che è appunto quello che ci Kirill, chiamava ecco, giusto, comodo, grazie. Kirill, andò praticamente per battezzare, per benedire la prima chiesa ortodossa. Ora io chiaramente ce l'ho le immagini, peccato che non ve le posso mostrare, ma se voi vedete questa chiesa ortodossa è praticamente alla grandezza di una cabina telefonica, cioè era proprio una struttura fatta proprio tanto per dare una scusa, no? Del fatto che doveva andare in Antartide. Il fatto del terremoto, invece, è quando John Kerry, che era il numero due del Partito Democratico Americano, quando c'era l'elezione fra Trump e la Hillary Clinton, ok, lui era il numero due dopo la Hillary Clinton. Loro vengono a sapere con grande sorpresa che Trump sta vincendo, scoprono che vince. Chiaramente cercano di fare il riconteggio dei voti perché non lo possono credere. Ebbene, 48 ore dopo la vittoria di Trump, quindi in pieno riconteggio, lui parte e va in Antartide perché doveva comprendere alcune situazioni climatologiche. Vi sembra il momento esatto per andare in Antartide in un momento come quello, politicamente tremendo, no? In cui stavano prendendo una batosta da Trump che era inaspettata da tutti? Probabilmente era andato a consultare qualcuno, no? Mi viene da pensare questo. E guarda caso, lui doveva soffermarsi 3 o 4 giorni, invece lo trattengono, mi sembra, o 24 o 36 ore, poi lo spediscono a Christchurch, in Nuova Zelanda, e quella notte a Christchurch c'è un fortissimo terremoto, che chiaramente ha messo anche a rischio la sua vita, no? Come fosse stato un messaggino della serie «Torna a casa, Lessi», no? Quindi c'è un discorso un po' particolare, no? Su quello che possono essere tutti questi personaggi pubblici che vanno in Antartide a fare cosa. Perché? Perché anche se si è parlato di diceria, perché poi questi tweet sono usciti fuori, guarda caso, su un sito che chiaramente doveva essere un sito che spara stronzate ogni giorno, no? Quasi, quasi un lercio americano, diciamo così, no? Che fa dell'ironia, però escono fuori questi tre Twitter dove c'era il presidente della BCE, diciamo, gli amministratori della Ripple Labs, che è forse la criptovaluta più importante al mondo, e c'era Schwab, che vanno in Antartide. Lo stesso giorno, mi sembra che era il 4 dicembre, in cui c'era un'eclissi di sole totale. Ora, della Ripple Labs abbiamo anche le fotografie dei vari amministratori, perché chiaramente hanno messo delle foto, eccetera, eccetera. Degli altri non abbiamo niente, però poi sappiamo che quei Twitter sono spariti. Allora, perché incontrarsi, anche esotericamente parlando, no? Ha un suo valore il fatto che ci sia una eclissi, perché è il buio che vince sulla luce, no? In un territorio neutro, dove forse di neutro c'è ben poco, forse lì non c'è la neutralità, forse lì c'è il comando reale, no? Anche perché effettivamente è l'unico posto che diventa un po' inaccessibile. Perché avere delle zone totalmente no fly zone? Perché io se vado con Google Maps e voglio guardare in Antartide non riesco a trovare intere, enormi, vaste aree del continente che sono completamente coperte, non si può vedere nulla,
però ho i dettagli di Marte, della Luna, no? Però dell'Antartide no. C'è qualcosa che probabilmente, no, lì viene gestito in qualche modo. Quindi il fatto che John Kerry, il fatto che Kirill, come dici tu, si siano concentrati in quel territorio in determinati periodi e sotto una situazione particolare, mi fa pensare sinceramente che gli si vada a chiedere che cosa devo fare adesso. E forse lì c'è quel, per rispondere a Maurizio, forse lì c'è quell'apice, quella struttura che arriva in alto e che magari non è detto che sia del tutto umana, insomma, no? E torno a ripetere, non parlo di extraterrestri, eh. Quindi parli di qualcosa di non corporeo? Sì, parlo. Ci sono due possibilità, secondo me. Una è quella intraterrestre, ricordando anche, visto che parliamo dell'Antartide, del famoso ammiraglio Byrd e della sua avventura. Quindi potremmo parlare veramente di intraterrestri, tranquillamente. Oppure, come dici tu, di qualcosa di extradimensionale, non certo extraterrestre, secondo me. Sì, io penso che uno dei temi che potremmo trattare nelle prossime puntate, visto che prima stavamo già pianificando determinate mosse da fare questo mese, sarebbe quello di cercare di fare una sorta di brainstorming per cercare di unire i puntini di vari settori, perché secondo me la sparizione di persone, l'aumento di movimenti, diciamo, neri, satanisti, il traffico di droga, il traffico di prostituzione, insomma, un sacco di fenomeni che negli ultimi decenni sono partiti a mille, secondo me sono tutti legati a un piano voluto da questo apice della piramide. Secondo me l'unico modo che abbiamo noi per cercare di comprendere qualcosa è quello di parlarne a più persone, perché molti fenomeni che apparentemente sembrano completamente scollegati, come la vita di una teenager, potrebbe in realtà essere stracollegato con dei piani occulti che la teenager stessa non si rende conto di essere succube. Io penso che potrebbe essere un tema veramente da affrontare con molta attenzione. Però per non fare una puntata di 4 ore, già 3 ci possiamo arrivare stasera, è meglio dare la palla ad Andrea che ritorna sulla puntata, dai. E poi la prossima volta picchiamo secchi. Vai, Andrea. E riallacciandoci un po' agli ultimi argomenti che abbiamo trattato adesso, passiamo al finale appunto della puntata, no? Dove si trova, c'è Mulder che sta correndo in una pista di atletica e riappare di nuovo questo personaggio ambiguo, no? Gola profonda. E a un certo punto Mulder gli fa una domanda, no? Gli dice: ma allora loro sono già qui? E lui gli risponde: sono già qui da molto tempo. Ecco, questo appunto riallaccia un po' a quello che abbiamo raccontato adesso, no? Mi viene da chiedere, a questo punto faccio ancora quest'ultima domanda a voi. Potrebbe esserci il concetto, no? Quindi dimostra un po' come sì, che ci sia qualcosa di oltre, no? Quindi c'è un qualcosa in più che sembra controllare un po' tutta la situazione che c'è qua, diciamo, su questo pianeta. O mettiamola come vogliamo, no? Però dal punto di vista, ad esempio, religioso, quindi è una lotta tra il bene e il male. Ecco perché magari in Antartide sono state, appunto, come ho detto prima, no? I papi, insomma, personaggi di un certo spicco. Oltre alle religioni, no? Potrebbe esserci anche la massoneria, ma qualcuno queste informazioni ce le ha. Cioè, secondo voi no? Come vedete questo aspetto? Cioè sul fatto che, ok, c'è qualcosa oltre, ma chi è che sa che ha queste informazioni, secondo voi? Ah, io mi lecco i baffi e lascio la parola a Marco. Ma guarda, io ti dico la sincera verità, io ho studiato teologia per oltre 10 anni, mi sono studiato tutto perché ero molto incuriosito dalla religione, ma non intesa come religione, perché io ritengo la religione un po' la politica della spiritualità, non è la spiritualità, è ben altro. Okay? Poi la religione ha reso la spiritualità un qualche cosa che serve più che altro ad assoggettare le masse.
Quando io parlo di studi, chiaramente non è che mi sono messo lì a studiare esclusivamente i quattro Vangeli che si trovano sulla Bibbia, il Vecchio Testamento o quant'altro. Ci sono tantissimi altri testi sacri che riguardano proprio il cristianesimo, i famosi gnostici, apocrifi, i rotoli del Mar Morto, quindi parliamo di Qumran, no? Che ancora alcune cose devono essere rivelate perché ancora non sono state tradotte in qualche modo perché trovano delle difficoltà. Che ci mostrano una strada completamente differente da quella che poi è stata scelta, no? Perché insomma dobbiamo sempre ricordare che i quattro Vangeli sono stati scelti per determinati motivi, insomma, da un signore che si chiamava Paolo, che era San Paolo, che poi era in teoria uno sterminatore di cristiani, no? Fino a che poi non gli è apparso Cristo che gli ha detto perché mi fai questo ed è diventato San Paolo, quello che poi oggi noi riconosciamo come San Paolo. Ma detto questo, tu hai detto una frase interessante, il bene e il male. Ecco che ritorniamo al discorso del dualismo, no? Su cui si basa e si fondamenta tutta la nostra cultura, ma cultura generale mondiale, io parlo, perché tutto si basa sul bene e sul male. Perché noi riteniamo il male assoluto, il bene assoluto. Forse dovremmo incominciare a vedere anche noi in maniera forse un pochino più trasversale. Faccio un esempio. Quante volte ci siamo trovati di fronte ad una situazione che abbiamo ritenuto un colpo di fortuna, un qualche cosa di bello, di positivo che ci è accaduto nella vita e soltanto successivamente poi ci siamo resi conto che in realtà era tutt'altro? E quante volte ci siamo trovati di fronte a un qualche cosa che l'abbiamo ritenuto veramente il male assoluto, però quel male assoluto ci ha insegnato a vivere in modo completamente differente, ad aprire gli occhi su tante cose in maniera differente. Quindi, siccome c'è sempre il solito discorso yin e yang, no? In cui le due cose si innestano in uno, ecco, forse dovremmo incominciare ad avere una visione un pochino più trasversale, secondo me, su questo. Cercare di non vedere il male come la cosa da evitare assolutamente, non vedere il bene come cercare di ottenerlo a tutti i costi, perché spesso e volentieri per queste due carte si girano in maniera indifferente nel corso della nostra vita. Quando ci fu la caduta del muro di Berlino, no? Noi ci eravamo già proiettati, insomma, io ero presente, vivevo quei momenti con un profumo, no? Già ci vedevamo un mondo unito, un mondo completamente differente, dove non ci sarebbero state più differenze, dove tutto sarebbe crollato come quel muro. Tutte queste cose che ci dividono, che ci separano, sarebbero crollate esattamente come quel muro. E sì, poteva sentire quasi un profumo nell'aria, no? Di un qualche cosa che stava crescendo e si stava sviluppando per portarci veramente chissà dove, no? Io già mi immaginavo nel 2020, nel 2030, in situazioni alla Star Trek, dove non esisteva più il denaro, dove si viveva esclusivamente di passione, quindi facevi un mestiere perché lo amavi e ti davano la possibilità di farlo. Quindi sai, una marea di prospettive straordinarie. Guarda come siamo messi. Guarda come poi quel muro, quel crollo del muro invece è stato funzionale a tante cose che ci hanno diviso ancora di più. Ecco perché dico poi, il male spesso che noi consideriamo la cosa da evitare, no? È come quando ai bambini gli si dice no. Quando tu dici no a un bambino per una cosa, chiaramente quel bambino ci soffre, ma molto spesso è proprio quel no che insegna molti più di tanti sì che puoi dire, che è più facile dire anche. Se sei un padre, perché è molto più facile dire sì che no, però quei sì poi lo portano a vivere una vita totalmente sbagliata, pensando che tutto sia semplice e facile. Invece sono i no che ti insegnano nella vita, i famosi schiaffi che abbiamo preso nella vita sono quelli che ci hanno insegnato molto più delle cose positive, no? E molto spesso le cose positive poi diventano cose negative nel corso del tempo e viceversa, le cose negative invece poi scopri che hanno un risvolto positivo, che ti hanno insegnato delle cose, che oggi affronti delle cose in maniera differente grazie a quel tipo di esperienze. Quindi ecco che la divisione di male e bene spetta a noi incominciare a vederla in maniera più trasversale e comprendere che è semplicemente vita. La vita è questa, è fatta di bene, di male, di tante cose, ma è semplicemente una parte integrante dell'altra. Non si può pensare, io quando la religione mi dice, signori, se tu fai rispetti i 10 comandamenti vai in paradiso. E in paradiso che cosa fai? Beh, vivi nella beatitudine. Cioè io devo vivere un'eternità da beato. Due palle, no? Parliamoci chiaro, diciamocela tutta, ragazzi. Provate a immaginarvi, in una situazione del genere, cioè un'eternità in cui sei sempre felice, sei sempre. Cioè,
diventerebbe anche un po' noioso, tutto sommato, no? Quindi, o dall'altra parte, no? In cui c'è solo sofferenza, c'è solo, cioè, la vita non può essere questo, non può terminare soltanto in questo. Non ci possono essere 10 regole da rispettare. Quelle regole sono state fatte chiaramente per assoggettare. Ci sono due poteri, quello spirituale e quello economico. Quello economico ci costringe a vivere come viviamo nella società occidentale. Quello spirituale si è presa la nostra, ha cercato di prendersi almeno la nostra anima, no? E quindi di assoggettarci ad una serie di regole per non andare incontro alla fine di questo percorso a qualche cosa di tremendo. Ma comunque sia sempre politica. Quindi ecco, forse magari io ho divagato un pochino da questo No, discorso, no. perché dovrei tornare su Mulder e su quella frase famosa che lui gli ha detto quando lui dice: sono qui da molto tempo. Ecco che torniamo a quel discorso che facevo precedentemente, quando dicevo che magari in Antartide ci si affaccia spesso e volentieri perché c'è un potere trasversale, un potere superiore, che probabilmente non è esattamente terrestre, che decide i giochi, che è quello che dà le carte, che è quello che tira i dati e decide come devono andare le cose, chiaramente sempre a loro interesse, perché voglio dire, se esiste un'entità superiore, è chiaro che non è che si preoccupa di comunicare o di cercare di comprendere esseri che ritiene totalmente inferiori. D'altronde non credo che noi ci mettiamo a discutere e a cercare di comprendere il linguaggio degli scarafaggi, no? Li cacciamo via di casa, cioè addirittura chi li uccide, no? E finisce lì. Perché sono esseri inferiori. Ecco, se noi nell'altra catena fossimo gli scarafaggi, perché ci dovremmo aspettare una comunicazione diretta? Sì, c'è anche da dire che non veniamo trattati completamente da scarafaggi, ma veniamo trattati più come dei polli in un pollaio. Quindi evidentemente non è loro piacere schiacciarci. Evidentemente siamo più utilizzabili in altro modo. Quindi Io torniamo al discorso che facevamo prima. Secondo me bisogna parlare proprio del perché esiste questa rete che ormai da decenni è stata instaurata intorno affinché determinate energie vengano veicolate. E è esattamente come mettere il recinto elettrico intorno. Ecco, praticamente hanno fatto questo. Solo che se hanno messo il recinto elettrico e non il DDT, ci sarà un motivo. Io penso che nelle prossime puntate va sviscerato questo perché è un discorso veramente ampio. Però sono ovviamente d'accordo che per mettere un recinto elettrico di questa portata il lavoro sicuramente è stato iniziato da tanto tempo ed è stato rimodulato col passare dei secoli, perché cambiava proprio anche, diciamo, il tipo di spinta animica del soggetto. Magari 1000 o 2000 anni fa era un filino più facile indirizzare perché c'era anche magari molta meno gente sul pianeta, perché magari erano un pochino con meno mezzi per potersi informare, per studiare, per imparare. Adesso è tutto un pochino più complicato e quindi bisogna raffinare le tecniche. E ripeto, visto che non stanno usando il DDT, quindi se no saremo già stati eliminati, anche perché sono talmente tante le armi atomiche adesso a disposizione. Cosa possiamo fare noi, Maurizio, per migliorare a questo punto la situazione? Secondo me non c'è una possibilità di stabilire che qualcuno in questo momento si metta su YouTube come stiamo facendo noi e affermi di aver capito come stanno le cose e faccia la sua dottrina. L'unica è quella che, proprio perché ognuno di noi ha il suo talento, persone, diciamo, di talento intuitivo, si mettano a discutere fra di loro e facciano un brainstorming basato sulla simpatia e sulla stima, affinché ci sia qualcosa che in questo momento è stata completamente perduta, che si chiama ascolto reciproco. Soprattutto su YouTube, ma anche in televisione, ovviamente sui giornali, adesso c'è la tendenza a voler primeggiare per poter avere soldi, potere, apparizioni, like e cose di questo tipo. E quindi anche personaggi straordinari che magari hanno fatto la storia
della controinformazione, eccetera, vengono poi trascinati in situazioni piuttosto degenerative. L'ideale sarebbe cercare di scansare queste degenerazioni e di utilizzare il mezzo YouTube tra persone, magari anche di più posti differenti nel mondo, cercando il più possibile di comunicare in qualche modo, visto che la lingua non è comune, comprendere qualcosa. Ed è un lavoro che secondo me deve cominciare ora, perché ci vuole un certo tipo di persone per fare tutto ciò. Questo certo tipo di persone, appunto, devono essere persone non dominanti, cioè non persone che vogliono travalicare l'idea dell'altro, ma vogliono ascoltare l'altro per poter comprendere di più. Questa è la base. E poi da lì si esplode. Condivisione, non contrapposizione, certo. Sì. E poi ci si evolve nel discorso, perché parlando uno impara, l'altro impara, l'altro impara, e piano piano arrivano i dati e si collimano. Però non abbiamo idea di dove potremmo andare, perché magari io dico una cosa, un altro ne dice un'altra, l'altro dice, sa, ho notato quello che ha detto quell'altro, e siamo avanti così per anni, e magari si scoprono cose, magari. E l'unica, secondo me, è l'unica soluzione. Più persone ne sanno, più le persone si incontrano fra di loro, ma anche fisicamente, perché poi magari su YouTube si è, come dire, col freno a mano tirato, perché sai che quello che viene detto, magari tra un anno o 2 anni, no? E quindi ti tieni un attimino con le esternazioni, hai paura di essere denunciato, tacciato, di tutto. E quindi, secondo me, quando poi ci sono gli incontri dal vivo, è molto più facile dire le cose come stanno, le esperienze che sono capitate a livello soggettivo, ed è quello che poi fa crescere, anche perché il 95% del linguaggio non è verbale, quindi stare a contatto con qualcuno che ha avuto delle esperienze, in qualche modo, quando te le trasmette, ti arriva un'onda portante di ciò che lui è o è stato, perché lo ha vissuto. E quindi c'è una comprensione molto più ampia. Ecco, secondo me sarebbe questo il bello, riuscire a fare in modo che una controrete di persone che vadano a sabotare questo recinto elettrificato incominci a lavorare. Ci sono già, per carità, ma secondo me in questo momento non c'è la sufficiente coordinazione, proprio perché c'è questa brama di ego che sta spingendo troppo forte. Sì, sono perfettamente d'accordo. Guarda, io ricordo quando da ragazzo cercavo delle risposte, no? Quindi cercavo di comprendere alcune situazioni che a me non tornavano. Quando a noi ci mettevano di fronte a due scelte, cioè l'uomo è nato perché è creato da Dio, l'uomo è evoluto da una scimmia, no? E a me non risuonava né l'una né l'altra, ad esempio. C'erano delle discrepanze che erano inspiegabili, perché poi quando andavi a vedere l'evoluzione dell'uomo mancavano degli anelli fondamentali che poi venivano tranquillamente dalla scienza definite casualità, ma queste casualità erano una su un miliardo, una su 100 milioni, una su 3 milioni, e un concatenarsi di queste situazioni diventa quantomeno, insomma, discutibile, no? Allora mi chiedevo perché forzano così tanto, non riesco a... La parte religiosa la posso comprendere, no? Cioè, se io sono stato creato da Dio, devo rispettare il creatore, e aveva un suo senso, no? Non riuscivo a capire il perché della scelta dell'evoluzione umana vista così, no? Da una scimmia all'essere umano. Poi scopri Malthus e il malthusianesimo, e scopri anche le motivazioni che portano ad oggi ancora a insistere a studiare sui libri di testo che l'evoluzione umana è quella dalla scimmia. Perché? Perché chiaramente le due teorie si sposavano e permettevano a quelli che sono oggi i poteri forti, ancora tuttora, di fare esattamente ciò che fanno grazie a quella regolamentazione. Se cadesse in qualche modo l'evoluzione umana così come ce l'hanno mostrata, automaticamente succederebbe, crollerebbe anche il malthusianesimo, su quale si basa l'intera costruzione sociale dell'Occidente. Quindi ecco perché continuano a insistere, no? Nonostante ci siano una serie di discrepanze enormi, a dirci che noi proveniamo da una scimmia. Quindi ecco, io dico semplicemente una cosa, come dice giustamente Maurizio, condivisione e mai contrapposizione, ascolto e mai sopravvalicare, perché
Se si viene soltanto su un canale per cercare di dire la propria o convincere gli altri che io ho ragione, è il modo più sbagliato di porsi. Anzi, ogni volta bisogna mettersi in discussione e soprattutto ogni volta bisogna ascoltare, perché nella comunicazione la parte più importante è l'ascolto e questo noi l'abbiamo dimenticato, ragazzi. Purtroppo è così. Se pensate ad una qualsiasi discussione che si apre, stiamo semplicemente attendendo che l'altro termini per poter dire la nostra, come se la nostra fosse più importante di quello che abbiamo ascoltato. Se invece prestassimo attenzione a ciò che sta dicendo l'interlocutore, probabilmente ne usciremmo molto più arricchiti e non ripeteremo sempre le stesse cose a pappardella, no? Perché abbiamo certe convinzioni. Le convinzioni non esistono, la verità assoluta non esiste, la verità, signori, è soggettiva. E questo ormai penso che sia abbastanza chiaro. Se io faccio vedere la stessa scena a 10 persone, me la raccontano in 10 modi differenti, perché ognuno l'ha visto a suo modo, con il suo punto di vista, con la sua situazione interiore. Quindi ecco perché dico sempre: l'ascolto deve essere veramente fatto con concentrazione. Quello che stava dicendo adesso Maurizio era estremamente importante. È stato importante che lui l'abbia detto perché? Perché anche a me è arrivato un messaggio che mi ha permesso in qualche modo di mettere in dubbio magari delle piccole convinzioni che io potevo avere fino a un secondo prima. Ecco, se noi prestiamo questa attenzione all'ascolto, molto probabilmente ci rendiamo conto di quanto poco siamo e di quanto poco sappiamo. La cosa bella per tornare al telefilm, così Andrea può chiudere, perché sennò qui andiamo avanti fino alle 3 del mattino, che a me piacerebbe pure. Prossima volta andiamo avanti fino alle 3 del mattino. E che questa cosa accade anche all'interno del telefilm, perché c'è proprio la visione, accadono le stesse cose a due protagonisti, e uno è la parte destra, l'altro la parte sinistra del cervello, come vengono affrontate le cose. Cosa bella però è che nonostante Mulder cercasse e trovasse, Scully, che aveva anche paura di trovare, poi giocoforza gli arriva in faccia. Quindi, in una maniera o nell'altra, le cose poi si comprendono. Io penso che anche questo sia un po' il messaggio del telefilm. Certo, c'è la possibilità di non cercare nulla, di non farsi domande. Quindi uno si lascia andare alla programmazione, al recinto elettrico e non accade nulla. Quindi c'è la vita canonica. Quella che tutti, insomma, conosciamo. Però c'è anche un altro tipo di vita basato sulla coscienza, sull'esperienza, sul cercare di capire un pochino di più su di noi e su quello che c'è fuori di noi. Ecco, secondo me X-File ha un po' lanciato un po' il primo razzo, no? Per farti capire come si possa fare una sia con i due approcci, appunto quello razionale e quello non razionale, Scully e Mulder, e sia verso il fuori, quindi gli UFO, gli alieni, e sia verso il dentro, perché appunto, soprattutto Scully ha cominciato ad andare nell'ambito religioso, a trovare. Ecco, questa è più o meno la storia del cercatore, dove ha i due approcci e le due mete, esteriori ed interiori, che nel caso del soggetto stesso, che non può essere contemporaneamente, come dire, Scully e Mulder, o se in un modo o nell'altro. Ecco, spesso comunque il tuo modo poi ti fa trovare fuori nella vita più o meno quello che cerchi. Quindi io sono sempre dell'idea che, come dice, la fisica di frontiera, l'osservatore va a influenzare il fenomeno. Ecco, in questo caso c'è anche un'influenza, secondo me, della realtà, perché tu poi, a seconda del tipo di cercatore che sei, trovi anche le risposte che ti si confanno per la tua confezione mentale. Io non so se X-File volesse dare questo tipo di messaggio in origine, però io l'ho colta anche un po' così. Andrea, che dici? No, io non guarda, potrei stare qua, ragazzi, ore ad ascoltarvi, no? Perché alla fine è la parte bella, no? Siete in grado di esprimere dei concetti e delle informazioni, di dare delle informazioni che io ritengo utilissime. Io non sono così bravo ad esprimere certe informazioni o certe E invece emozioni. guarda, se mi posso permettere, magari io e Marco siamo
È vero, magari io e Marco abbiamo una parlantina un Non le po' so più raccontare bene come particolare. vuoi, in effetti, però Però insomma, Andrea, se tu non ci fossi stato, sai quante volte io ho ammirato la tua tenacia? no, beh, io t'ho detto, io Io me la sogno, cioè tu hai questa caratteristica che, ripeto, proprio il fatto che ognuno è fatto in una maniera differente, e questa è la bellezza e la ricchezza, cioè persone che hanno lo stesso obiettivo, cioè quello di comprendere di più, che si uniscano a rete e si mettano d'accordo per cercare insieme di cercare il bandolo della matassa, persone come te che magari hanno delle altre qualità, vanno sfruttate quelle. Perché tu hai veramente una tenacia che io ho visto in pochissime persone sul pianeta. Sei un martello micidiale, se vuoi una cosa la ottieni. E non guardi in faccia niente a nessuno. Con un'etica, tra l'altro, straordinaria, perché sei una persona buonissima. Queste sono doti rare. Quindi, come vedi, l'importante è creare reti fra persone con caratteristiche differenti, ma squisite dal loro punto di vista, con il loro profumo. incontro con uomini straordinari, no? Ritornando al tuo Gurdjieff. No, va bene, dai, io direi che per questa sera possiamo anche concludere qua la serata. E Approfitto per ringraziare Marco perché è stato bellissimo, è la prima volta che possiamo parlare liberamente perché io non l'ho ancora mai conosciuto di persona e ho apprezzato moltissimo poterlo fare perché ho trattato questa puntata come se fosse una chiacchierata libera, come facciamo adesso in Black Mirror. Le prime puntate no, adesso sì. sì. Ma sono io che magari devo ringraziare voi perché mi avete dato veramente l'opportunità di poter esprimere, no? Sai, spesso e volentieri quando hai un canale devi andare dritto verso una tematica, verso un qualche cosa. Invece è bello anche, ecco, riuscire a volte a parlare liberamente, a condividere pensieri, idee, no? Che poi possono essere condivisi o meno, però tu provi a dire la tua e a esprimere quello che ti ha portato a pensare la tua esperienza e ti arricchisci dell'esperienza degli altri. Quindi io credo che la comunicazione sia questa, sia fatta di una sana chiacchierata fatta tra amici. Che magari, ecco, come nel caso mio e di Maurizio, non ci siamo ancora conosciuti di persona, ma penso che succederà presto, e avere la possibilità di avere un interscambio delle nostre esperienze. Esperienze che chiaramente poi, magari nella chat, creano discussioni, creano movimenti che secondo me sono sempre salutari, sono sempre fondamentali a tutti. Quindi, perché no? Continuare su queste tematiche, magari approfondendo di volta in volta uno specifico argomento. Secondo me potrebbe essere veramente importante per tutti noi. Quindi sono io che vi ringrazio perché mi capitano veramente pochissime occasioni in cui posso liberamente parlare, no, di ciò che è il frutto di tutte le mie esperienze, che poi possono essere condivisibili o meno, per carità. C'è chi penserà che ho detto una marea di castronerie, c'è chi penserà che ho detto qualcosa di giusto, e va bene così, ed è giusto così. L'importante è che comunque ci sia questo continuo scambio di informazioni che ci permettono chiaramente di arricchire me e spero magari di avere un briciolo di quella che è stata la mia esperienza e di averla donata agli altri. Tutto instillare le scintille, no? Tac. qui. Eh sì. È la cosa più bella, no? Riuscire a coinvolgere le persone e trovare, anche se sia uno solo che guarderà questa puntata, che però gli parte l'input, la scintilla, e questo è il nostro obiettivo, quindi è riuscire a condividere proprio questi tipi di informazioni che sono, ripeto, io le trovo straordinarie. Poi quando poi mi capitano queste serate così dove posso stare tranquillamente ad ascoltare voi che parlate, per me è fantastico, cioè sono le migliori serate che posso vivere. Va bene, dai, detto questo ci salutiamo e grazie Marco ancora, grazie Maurizio e Grazie a te, ci grazie Maurizio. vediamo alla prossima puntata di Black Mirror, ragazzi. Va bene? Ciao a tutti. D'accordo. Ciao a tutti. Buonanotte. Buonanotte.